Rivendevano detriti di demolizioni edilizie come materiale per i fondi stradali, ma senza inertizzarlo. In questo modo, sotto l'asfalto della terza corsia della 4, in fase di costruzione, sarebbero finite tonnellate di rifiuti tossici. Rifiuti contenenti arsenico, piombo, rame, fluoruri, metalli in quantità superiori ai limiti tollerabili. Tra le aziende coinvolte in questo traffico illecito, l'Adriatica Strade Costruzioni, la Superbetono e la Mestrinaro di Zero Branco, tutte e tre di Venezia. Gli impianti della Mestrinaro sono stati posti sotto sequestro preventivo dall'autorità giudiziaria, un'operazione iniziata 2 anni fa, coordinata dalla Procura Lagunare e gestita dal Nucleo Ecologico dei Carabinieri. Sarebbero state smaltite illecitamente 40.000 tonnellate di detriti per un guadagno di svariati milioni di euro. Le ha commercializzate nonostante in esse vi erano dei superamenti di valori soglia di elementi chimici pericolosi per l'ambiente. L'elemento chiave è che poi li ha riutilizzati illecitamente destinandoli per la costruzione di rampe autostradali e parcheggi nella provincia di Venezia. È un caso isolato oppure potrebbe essere una cattiva abitudine visto i costi di smaltimento di questo materiale? Su questo non possiamo certamente dire se sia una consuetudine oppure no. Fatto sta che le nostre indagini, quelle del Noi di Venezia, proseguiranno anche in futuro in questo senso. L'inchiesta è partita dalle analisi da parte dell'ARPAV di alcuni calcinacci trovati in cantieri residenziali di Marghera e Mestre. Ora l'ARPAV eseguirà dei carotaggi per verificare il livello di inquinamento sotto il manto stradale della terza corsia. La presenza di metalli tossici, oltre a creare danno per l'ambiente, può provocare anche l'alterazione dell'asfalto, con conseguente pericolosità per il traffico.